Bentornati, bentornati amici e spettatori, grazie per essere ancora in nostra compagnia, sempre in diretta dal Teatro Ariston di Sanremo. Terzo appuntamento con la 59esima edizione del Festival della Canzone Italiana. Abbiamo ascoltato dei frammenti delle sei canzoni che questa sera si daranno battaglia per accedere alla serata di domani. Vi ricordo che al termine delle nuove proposte dei tantissimi ospiti che calcheranno questo palcoscenico ascolteremo qui i sei interpreti e potrete continuare a votare così come state facendo adesso con il televoto. Quello che vedete sul palcoscenico è una struttura immensa, grande. Saluto intanto qui un fenomeno della chitarra, ciao, saluto un altro fenomeno della batteria. Questo è un pezzo degli anni 60, se non sbaglio, è bella roba insomma di una volta. Le chitarre che porteranno tra le braccia sono chitarre personali pure quelle di una volta, ma la loro musica non è di una volta, la loro musica è eterna, trasversale a tante generazioni. E allora è il momento dell'altra nuova proposta, accompagnata da una vera e propria squadra di mascalzoni della musica. Irene con Fornaciari, Vandelli, Battaglia e Fio Zanotti. A questo punto, ciao Dodi. Buonasera maestro, come va? Voi là, un pezzo d'equipe. Tutto il cucuzzaro c'è qui questa sera. Voi là, sei vestito da corsaro. Complimenti, complimenti, il volto già ce l'aveva. Allora, io da ora in poi non sono più responsabile di quello che succede su quel palcoscenico. Di Ori, Irene, Marcolini, Pietrelli. Come no? Che so altri? A me mi sembrano questi. Ah, ok. No, no, dice come no. Mi pigliassi un accidente. Questo è Dodi Battaglia, oh. Lei è Irene, lui è Zucchero, lui è Vandelli. Perché no? C'è Stanislao Mulinski in uno dei suoi migliori travestimenti. E che caspita. Allora, sono tutti matti qua. Spiove il sole. Dirige l'orchestra, ecco anche lei col sarto non si è fatto mancare l'occasione, il maestro Max Marcolini, canta Irene con Fornaciari, Vandelli, Battaglia, Fio. Fred.
Mamma mia! Allora, porca miseria che palcoscenico pieno! Signori, un papà e tre zii! Che squadretta che ti sei combinata! Bellissimo, guarda! Papà, quando è che ti sei accorto che c'aveva sta canna sta ragazza? Avrei voluto che facesse veterinaria. Mi è toccato, cosa devo fare? Se poi le do Laurenti come paziente, non è un problema particolare, ci si arrangia in queste circostanze. Io so che voi avete preparato una sorpresa. Io credo che in questo momento la platea e la galleria stanno tutti così, perché qui tra un po' succede la guerra civile. Vorrei vedervi godere della musica che questi artisti ci hanno regalato per tantissimo tempo, che continua a essere colonna sonora della nostra vita. Partecipate con tutto l'entusiasmo che ci avete, ve l'ho detto, questo è un palcoscenico ed è un teatro che prevede tutta una certa ortodossia, ma la musica questo non lo vuole, godetevela. Zucchero, Dodi Battaglia, Maurizio Vandelli, Irene, Fio Zanotti, tutto il Cucuzzaro, dai! Chiuso qui, pensiero, riempiti di sole, vai nel cielo, cerca la sua casa, poi sul muro scrivi tutto ciò che sai. Apro gli occhi e ti penso, ed ho in mente te. Vai, voglio vederti ballare, vai! Ed ho in mente te. Io lavoro più forte, ed ho in mente te. Thank you.
Giuliano Molinari, Zucchero, Roberto Gallinelli, Fio Zanotti, Davide Battaglia, Maurizio Mandelli, e Irene. Grazie ragazzi, questo è quello che succedeva negli anni 70, quando si mettevano tutti insieme, facevano questa sorta di supergruppi e la musica diventava energia. Non sembrava il teatro Ariston. Grazie immensamente a questi artisti. Grazie ragazzi. Grazie. Grazie. Benedetto il cielo. Mamma mia. Oh, oh, oh. No, scusate, per me è un momento delicato, però lo voglio fare. Sì, perché volevo ringraziarti personalmente, perché lo voglio fare qui davanti a tutti, davanti a questo pubblico stupendo, e volevo ringraziarti personalmente. No, è bella l'intimità che abbiamo io e lei nel parlarci, sì, intanto questi se fregano la roba. Fatelo almeno con un briciolo di discrezione. Ecco qua, la banda del buco, dica. Oh, neanche un attimo d'intimità, dico. Per bacco, Lei mi voleva ringraziare, sì, sono contento. Che? Dica, dica. No, dico, ti volevo ringraziare personalmente per avermi dato l'opportunità